Ciao a tutti, guerrieri e guerre Sailor, io sono Ferdinand, sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti in questo video bonus. Lo vedrete nella categoria febbraio, gennaio-febbraio 2021, dopo i 10 video di ottobre e novembre 2020. Primo video, tecnicamente sarebbe il primo video, ma dopo questo video voi lo avete già visto, i preferiti del mese di ottobre 2020, quindi sarà quello il primo video, diciamo così, del 2021, ma è tecnicamente anche questo. Quello sarebbe il secondo video. Buon anno, buon Natale, chiedo scusa anche per questo ritardo dei vlogmas che non c'è stato, eccetera, eccetera. Quest'anno i regali di Natale sono stati pochi, ce li ho addosso un pigiama, un paio di pantofole. E questo qui che appunto è, poi vi spiego, è un regalo di Natale, una tazza scritto Merry Christmas. Poi che ho avuto più l'action camera, che sarebbe quella che usano le persone, gli sportivi quando vanno a fare le biciclette, però manca la micro SD. Mia sorella mi ha fatto questa. Infatti, vedete questa luce strana. Siamo verso le 4 e mezza del 5 gennaio 2021. Sono in cucina e quindi voglio provare a fare quel telefono, questo unboxing con questa luce, che è una lampada LED che non ha la presa elettrica, quel coso che è l'USB, quello che si mette vicino ai computer. Me la regala sempre mia sorella per il mio compleanno a novembre 2020, però è venuto dopo un mese, penso, sì, perché c'erano le zone gialle e zone rosse. Questo qui che vedete, appunto, sono un gran fan di Sailor Moon. Ciao a tutti, sono Ferdinando, sono un gran fan di Sailor Moon. Volevo dire, non si parla di Sailor Moon né di anime né di manga, ma è un video bonus appunto di un unboxing legato alla DSI, soprattutto alla Lego. Questo è un regalo di Natale da parte di mio fratello materno, il mio fratellastro materno. Quest'anno ha deciso che l'anno scorso mi aveva regalato quella raccolta di Lupin della Planet Manga. Dai manga si è passato ai Lego. Allora, io non so che cosa sia questo, non l'ho aperto da Natale. Come potete vedere, qui c'è Batman, Joker, due facce. Joker, eccolo qui. Mister Bree, l'enigmista, lui è un nemico di Batman. E qui dice appunto rivista, gioco Lego, solo qui Shazam più due fulmini. Quindi in questo unboxing vedremo appunto DSI, vedremo la bustina. Dietro si presenta così. Qui c'è un prezzo, è 5,90. 5,90, non so mio fratello dove l'ha comprato, in edicola probabilmente, è sicuro. E ora apriamo questo qui. Eccoci, ho aperto direttamente con le forbici. Ok, la busta non si apre. Ah, ho sbagliato anche ad. Ecco, ok, grazie. Le forbici. Allora, abbiamo la rivista. E questo me lo conservo, siamo qui. Eccolo qui. Dietro si presenta con Batman Robin. È stato fatto in Danimarca, in Messico, in Ungheria, in Cina e nella Repubblica Ceca. Va bene. Vediamo un po' la rivista dentro e poi parleremo un po'. Il Detective Oscuro fa due mega poster, fantastico. Ci sono anche i mega poster. Questi sono i ninja della Lego. Qui c'è un sommario. Dove sono? Ah, il Batman, quello degli anni 80. Alfred è un eroe. Ah, eccolo qui. Qui c'è anche l'istruzione, vedete? Infatti, dopo vedremo. Shazam, un problema di selfie. Il vero nome di Shazam è Billy Batson. Non conosco la storia. E lui ha la mia stessa età. Questo deve essere Robin.
Un antico stregone gli ha donato dei poteri magici ogni volta che grida Shazam diventa un incredibile supereroe. Spara i fulmini. Ciao, io sono fortissimo. Tu chi sei? Vabbè, è come se fosse, ragazzi. È un po' come se fosse Pinguino e l'enigmista. Questo è Shazam insieme a Batman e Robin. Ok. Si vede come i Sailor Magazine del 2011 praticamente, la Batmobile. Ah, eccolo qui, i poster. Bellino Shazam. Ah, c'è un lato, c'è ovviamente gente di Gotham City e un altro lato c'è Shazam. Commissario Gordon in versione Lego, divertentissimo, mi piace. Gorilla Good, lì. I nemici, perché pure il gorilla. Gorilla Grodd è il nemico non solo di Flash, ma soprattutto di ba Batman. Il cane di Superman, io ce l'ho, Superman. Chi conosce sa bella la le motociclette di Robin, Joker. L'argilla lì, c'è ancora Shazam insieme ai nemici di Batman. Questo è un piccolo mega crossover. Mi sembra lo Shatter Sailor Moon, quello della prima serie, quella forma. Sembra il Moon Stick, ragazzi, davvero. Allora, io ve lo faccio vedere così, vabbè. E vediamo un po'. Vabbè, perché mettono? E qui dice costruisci. Vabbè. Questo è il giornalino. Quindi praticamente, ragazzi, è come essere un magazine. Non è che è. L'abbiamo sfogliato insieme, è la rivista ufficiale di Lego Batman, quindi è riferito o della Lego o sulla Batman. Qui costruisci il tuo aereo coso di carta lì. Comunque è molto bello Shazam insieme a Robin e Batman in Gotham City con Pinguino e l'Enigmista, due facce nei fumetti. Allora, qui la situazione è così. Ah, eccolo qui, si apre così. C'è una specie di apertura. Allora, ah, ok, io pensavo l'hanno incollato. Riusciremo a aprire? Ma che? No, perché non voglio rovinare la confezione. Se no mi tocca fare così. Ah, eccolo, si apre. Ho detto, ora prendo la forbice. Sì, l'hanno incollato. Chiara, Chiaraccio, tu conosci queste tipologie di bustine? Io non lo so, perché Chiara, eccoci. Vediamo un po'. Tanto poi viene. Ah, meno male. Eccoli qui, i pezzi da comporre. Sono rimasti incastrati i fulmini. Gli altri pezzi? No, sono solo questi i pezzi. Vabbè, io ritorno con i pre, cioè lo monto un attimo e ve lo faccio vedere. Torno subito. Per voi sarà una questione di secondi. Chiedo scusa, nella confezione non vedevo il mantello di Shazam. Alla fine l'ho trovato, era incollato così. Di solito la Lego la mettono in una specie di. Non so, io ho detto cosa. È uscito senza il coso invece. Eccolo qui. Torno subito e poi ve lo metto. Stavo dicendo, il video si è interrotto. Ho trovato questo. Era incollato dentro. Quando l'ho aperto ho detto, non c'è. Torno subito, ed eccomi qui. Scusatemi ragazzi, ma è così. Allora, sono usciti. Qui diceva due, più due fulmini. Praticamente sono usciti tre fulmini. Come io ho anche Flash, quindi a Flash mi sembra 3. Questo forse quando uno lo perde.
Lo metterò in questo sacchettino qui che c'è lì. Comunque eccolo qui. Allora io ve lo faccio vedere così. Praticamente si mette il mantello con i due buchi, il classico, perché come abbiamo potuto vedere nella rivista, e quindi lui non c'ha i capelli, c'ha la faccia arrabbiata e la faccia carina, l'ho messa così. I due fulmini praticamente, sapete come sono? Ora vi faccio vedere, questo è il terzo. I fulmini vanno così, praticamente questa parte deve entrare dentro alla mano. Ora non so se riuscite a vedere. Questa parte qui deve andare dentro, come qui praticamente. Vedete? L'ho trovato molto, cioè un regalo che non mi aspettavo da parte di mio fratello, farmi un personaggio, un eroe della DLC, perché Shazam io lo vorrei vedere. Mia sorella mi sembra che lei era andata a vedere al cinema il film, ora non mi ricordo, comunque era andata a vedere. Spero di vederlo, di riuscire a trovare, perché appunto è un altro supereroe della DC. Allora io avevo un piccolo dubbio. Beh, ho fatto vedere la rivista, però non dovevo, secondo me, per copyright o queste robe così, però non c'è scritto, non so. Comunque io ho fatto vedere il poster, eccoli qui, c'è Batman e un lato Shazam, vedete com'è. Io so che è un ragazzino, Shazam è come c'era scritto qui. Urla Shazam, è tipo uno stregone, me l'aveva detta anche mia sorella. Comunque sono molto molto contento di questo. Allora, io non so. Ok, facciamo così. Mettiamo questo. E io e Shazam vi salutiamo, diciamo così. Allora, nell'info box troverete tutti i miei social network, da Facebook a Telegram. Sei un fan affiliato ad Amazon. Il secondo canale, i Random Tuber Boys. Scusatemi la luce. I Random Tuber Boys nel secondo. Nell'info box il secondo canale, Sailor Moon Fans è affiliato, vabbè, lo sto dicendo, appunto, l'avevo detto, affiliato ad Amazon. I ragazzi del Sailor Team, non mi veniva più la parola, non sono abituato a registrare più i video. Da Framore Matte Channel a Nicoro 02, Locomanga, Alt Attack, Bonfabio. I canali di Anime Garden e il canale dello YouTuber di Anime Garden Wax li trovate nelle loro descrizioni. Noi ci vediamo nel prossimo video, che probabilmente è categoria febbraio-marzo o marzo-aprile, non lo so. Ciao ragazzi!